cari amici che, come me, cercate di rendere più facile la vita dei cittadini, un saluto da Nat Russo. Oggi vorrei parlarvi di una personal card tutta particolare. Ognuno di noi ha carte di credito, carte sanitarie, carte per tutti i tipi. Bene, io vorrei che invece di avere tante carte, ognuno per una funzione, potessimo giungere ad avere una sola carta che è capace di interfacciarsi con tutti i database di tutte le situazioni in cui noi possiamo avere a che fare nel corso della nostra giornata. Cioè una personal card per ogni cosa, dalla culla alla tomba. La semplificazione amministrativa passa attraverso due strade maestre: la mappatura precisa di tutti i cittadini e la operatività in smart working con reperibilità online in orari prestabiliti di tutti i dipendenti pubblici. La prima strada si realizza attraverso una personal card per tutto, dalla culla alla tomba, in cui siano raccolti tutti i dati sensibili della persona, quindi dati anagrafici, dati sanitari, dati scolastici, dati lavorativi, dati economici, dati giudiziari, dati fiscali, eccetera, eccetera. La seconda strada si mette in pratica attraverso la possibilità di effettuare online ogni tipo di pratica burocratica in tempi certi, avendo un unico referente responsabile. Un sogno? Speriamo di no, speriamo di sognare ad occhi aperti. Certo, una carta personale per tutto, dalla culla alla tomba, potrebbe semplificare notevolmente la burocrazia e la vita di tutti noi. Essa riassumerebbe in sé tutti i documenti di identificazione comunemente utilizzati durante la vita di una persona. Quindi un certificato di nascita, un documento ufficiale emesso dal governo che registra la nascita di una persona, include dettagli come il nome, la data di nascita, il luogo di nascita e i nomi dei genitori. Poi il numero di previdenza sociale. In alcuni paesi, come gli Stati Uniti, viene assegnato un numero di previdenza sociale alla persona allo scopo di tracciare il loro reddito e i benefici e viene utilizzato per scopi di identificazione e fiscali. Poi carte di identificazione. Molti paesi emettono carte di identificazione come patenti di guida o carte di identità nazionale, che servono come prova ufficiale di identità ed età. Queste carte sono generalmente utilizzate per vari scopi, tra cui ottenere servizi, aprire conti bancari e dimostrare l'idoneità a determinate attività. Poi ci sono i passaporti, documenti di viaggio essenziali che consentono alle persone di viaggiare a livello internazionale. Contengono informazioni personali, tra cui il nome della persona, la data di nascita, la nazionalità e la fotografia. Poi esistono carte sanitarie. Alcuni paesi hanno un sistema sanitario nazionale che fornisce ai cittadini una carta sanitaria. Questa carta viene utilizzata per accedere ai servizi sanitari e può contenere informazioni come il nome della persona, il numero di identificazione, i dettagli della copertura assicurativa. E naturalmente le patenti di guida, che sono documenti che permettono alle persone di guidare veicoli a motore. Include informazioni personali, fotografie, relativi dettagli e privilegi di guida. Come vedete, la maggior parte di queste carte hanno un quantitativo di dati che si sovrappone, quindi superflui, inutili. Se noi li riuscissimo a condensare tutte quante in un'unica carta, che l'altro non è che, come possiamo dire, la chiave di accesso a tutti i database dove questi dati sono depositati, la semplificazione potrebbe avvenire. E poi, ma questo è ancora un grande sogno, la possibilità che più stati tra loro dialoghino nel momento stesso che un cittadino di uno stato attraversa i confini del proprio e va in uno stato attivo. Bene, per questo è tutto. Un saluto da Nat Russo. A presto!